qualcuno riesco a ucciderlo. Ecco. Arriva, raga, arriva. No, mi sa che mi seccano qua, ragazzi, sono troppi. Sì, sono in 200. Mi sembra il Milan quando gioca contro la Juve. Siamo destinati a perdere. Mamma mia, ragazzi. Che potenza. Oh. Mamma mia. Questo mi sa che è grosso, ragazzi. Sì, sono dentro nelle fresche frasche. Bam. Bam. Come ce lo siamo fatto questo qua. Andiamo a salvare il tipo. Oh. Marco, ma tu non hai capito una cosa? Che in realtà si... Guarda, senti che non si sentono i dialoghi, Marco, senti. Ciao. Tu chi sei? Io sono quello biondo e li doppio io i giocatori. Scommetto che sei venuto qua in cerca di ciambelle, dice l'altro a me. Io guardo la vala a cose e dico, come fai a saperlo? Chi te l'ha detta questa cosa qua? La so perché mi è stato detto da un giocatore della Juve. Giocatore della Juve? Sì, sono quelli che rubano i campionati. Piacere, io mi chiamo Franco. Piacere, io sono Lollo. Sono in cerca di ciambelle. Ne ho una qua in tasca? No, non ce l'ho più. Bene. Me la dai o no? No, non te la voglio dare. Però se vuoi ti posso aiutare a trovarne tante. E allora me ne vado. Sicuramente dentro qua ce ne saranno tantissime. Non ce n'è neanche una. Vediamo in quest'altra cassa se ce ne sono. Niente, non ce ne sono neanche qua. Ehi amico, non mi prendere in giro. Dimmi dove hai messo tutte le ciambelle. Le ciambelle le puoi trovare su quella nave se vuoi. E avete visto dalla faccia che secondo me ci sta mentendo, ragazzi. Secondo me ci sta mentendo clamorosamente su dove sono le ciambelle. Può succederci molto di peggio. Sì, sto notando l'acqua Dolomiti in questo momento. È tutto pieno di acqua Dolomiti. Marco, non avevo notato prima. Ah, oh, c'è che sì, ragazzi. Questo è che sì. No, mi sembra più Zapata vederlo da dietro. Scusa. Ti volevo parlare con te di quando abbiamo vinto con l'Inter all'ultimo minuto. Con un tuo gol. È possibile parlarne? Niente, non vuole parlare con me. Ah, qua, questo è che sì. Questo qua a sinistra invece c'ha la Nolu, ragazzi. Vediamo, c'è la Nolu. Sì. Questo qua invece non si sa chi è. È un parente di che sì. Questo invece è Suso. Ciao, Jesus. Però c'ha il pizzetto. Non abbiamo nessuno col pizzetto, ragazzi. Mica si è offeso. Scusami. Jose Mauri. Vabbè, andiamo al timone, ragazzi. Non so che cosa sta per succedere, però prendiamo il timone. Via. Dobbiamo dare il nome a questo qua, ragazzi. Al ciccione questo qua. Andiamo, ragazzi, che adesso salpiamo alla grande. Salpiamo adesso. Oh, dai che si salpa. Salpiam. Oh. Serena. Via. Vai. Adesso andiamo in cerca di ciambelle. Le ciambelle, tutte quelle che vuoi, sono dall'altra parte della strada. Ma che strada, amico? Non vedi che siamo in mezzo al mare? Quello intendevo. Ti volevo prendere in giro. Guardate la mia faccia, che lo so che... io prendo sempre in giro tutti quando si tratta di mare e strade. Così qualcuno si confonde. Raiola! Bravo, Marcello! È Raiola quello lì! È Raiola! O Mirabelli anche. Chi è sta qua, ragazzi? Ma poi cosa vuole? Cosa mi sta dicendo? Non sento l'audio io. Xbox, non sento. Perché non c'è l'audio nelle mie live? Ma... Questa è Marika Fruscio. Però gli manca qualcosa di Marika Fruscio. Però ve la chiameremo Marika, dai. Oh, non mi toccare. Come si permette questa qua di toccarmi? Mica male, Barbarella, da dietro. Dal file risulta che hai già esperienza coi ricordi, ma non... Perché adesso si sente? Sono sorpreso. Sei molto bravo. Il flusso di dati è già stabile. Grazie, signorina. Qua, ragazzi, siamo arrivati praticamente nella sede generale dove c'è il ritiro del Milan. Vero? Questa struttura ha a malapena 6 mesi, ma l'Abstergo Entertainment ci sta lavorando da alcuni anni. Dal 2010.
L'abstergo, ragazzi, con la società lì è Elliot. Sì, ora si sente, non so per quale motivo. Presto presenteremo i nuovi. Quello lì è quello inglese, ragazzi. Come si chiama l'attaccante quello inglese? Ciao Nancy. Vediamo Nancy com'è. Questa è ragazzi, questo è no, non mi viene quello con le treccine, il terzino sinistro con le treccine. Come si chiama, ragazzi? Non mi viene. Mi scusi. Salve, salve, so che lei prima giocava nel Genoa. Perché adesso gioca nel Milan? Laxalt, bravi ragazzi. Salve, potrei bere gentilmente del caffè? Salve, potrei bere del caffè gentilmente? Avrai notato che la sicurezza è ridotta in questa sezione, perché è il trasmettitore che autorizza i tuoi movimenti. No, perché Elliot vuole ridurre i costi e quindi ha mandato via anche la sicurezza. Donnarumma però fratello. Era Antonio Donnarumma quello che serviva i caffè. Dove è andata la tipa? Oh. Ha volato, ragazzi, l'avete visto tutti. Ha volato la tipa. Ecco, non si sente. I cinematografi lì non si sentono. Ragazzi, Antonio Donnarumma, ma scusate, ma prima non stava facendo i caffè. Attenzione, perché qua, secondo me, c'è del marcio. Perché questo qua era giù prima che stava facendo i caffè. E adesso ce lo ritroviamo qua che mi parla. Di cosa mi starà parlando? Mettiamo subito le cose in chiaro. Bella. Ciao, amico. Ciao. Senti, sì, io sta dicendo adesso che lui fa il portiere. È tanti anni che fa il portiere. E si sta vantando con Monica Fruscioli. Com'è che era lei? Sì. Questa era la scrivania dove lavorava Giampaolo, ragazzi. Infatti il suo lavoro è anonimo. Infatti c'è scritto Anonymous. Caricamento, sì ragazzi, in caricamento. Ragazzi, qua siamo ad Amamet. Andiamo a trovare Craxi, andiamo a trovare qua. Questo è il posto delle ciambelle, ragazzi. Ah, che c'è Raiola. Ciao, ciao. Sta salutando tutti i suoi assistiti. Questa è l'isola dove ci sono tutti i suoi assistiti. Ciao a tutti. Ciao. Adesso vado nelle vostre società a chiedere degli aumenti. Ciambelle. Ti ho detto che tutte le ciambelle le devi prendere e portare fuori. Io, vedete che lo guardo male. Ma non mi avevi detto che le ciambelle erano finite? Ti avevo detto che erano tutte su qua, su quest'isola. Siamo a Ciambellandia. Mi prendi in giro? Mi hai fatto nuotare fino qua. Beh, sì, e c'è Bacca. Vedi? Guarda, se vuoi ti do questa scatola. Questa scatola è piena di ciambelle. Ma non farti troppo ingolosire. No, tienile tu. Io mi devo coprire perché tra poco pioverà. Spero che la incomprensione. Ma che c'è Bacca, ragazzi? No, è quello lì Bacca, è questo qua davanti qua. Splendido, davvero. Dai, muoviti. Ciao Carlos. Ciao, ciao. Quella! Buongiorno, signorine. Ma che cazzo, figurati se pago, mai pagato in vita mia. Volete provare? Santo cielo, no, sono nuovo. Dobbiamo seguire Raiola, ragazzi. C'è Reina, ragazzi, c'è Reina. Ciao Pepe, anzi sale. Ciao. Stai parando? Ti stai allenando per parare? Prenderò anche una spada, così saliremo di grado. Cosa vuole quella lì? Questa qua c'aveva il cappello da rapper degli anni 90, avete presente? Questo sembra Undertaker. Ragazzi, devo andare perché sennò poi dopo viene troppo tardi. Devo andare a fare i miei doveri da paparino, ragazzi. Oh, vi saluto, raga. Niente, dai, ci sentiamo. Tanto adesso avete visto che ormai le live su Twitch le farò spesso quando sto giocando. Ciao raga, niente, adesso imparerò a usare anche lo Stream Deck e niente. Ciao raga, ciao ciao, continuiamo però questa faida qua dei giocatori qua a Ciambellandia. Ciao ragazzi, vi lascio con la transazione nuova, ciao!